Uno degli elementi chiave dei database relazionali è che i dati siano memorizzati in due o più tabelle e che queste tabelle siano tra loro interconnesse. Il sistema con il quale è possibile ricavare tramite i comandi select le informazioni da due o più tabelle è rappresentato dai join. Esistono diversi tipi di join. Quelli che andremo ad analizzare nella lezione corrente sarà la tipologia più utilizzata di join, ovvero gli inner join. La prima richiesta che metterà alla prova la nostra capacità di selezionare i dati da due o più tabelle ci viene fornita dal responsabile del marketing. Ha la necessità di sapere quali fidelity card, e quindi quali clienti fidelizzati, hanno il monte bollini più alto. Per fare questo sarà necessario selezionare le Fidelity Card ordinando per monte bollini. Vediamo nel database quali tabelle dovremo utilizzare per assolvere a questo compito. Clicchiamo due volte sul SQL Developer per avviare il software. Apriamo la connessione cliccando sul più e apriamo la cartella tabelle. A questo punto analizziamo quelle che sono le tabelle da utilizzare per l'esecuzione della nostra query. La prima tabella l'abbiamo già analizzata nelle lezioni precedenti, è la tabella clienti, nella quale sono memorizzati i dati riguardanti i clienti della nostra azienda di riferimento, quindi nome, cognome, indirizzo e via dicendo. La seconda tabella che dovremo utilizzare è la tabella cards, nella quale invece vengono memorizzati i dati delle Fidelity Card, fra i quali spicca il valore dei bollini, che dovremo utilizzare come parametro di riordino della nostra query. La connessione tra la tabella clienti e la tabella cards avviene grazie alle colonne code Fidelity. Ma vediamo di analizzare concretamente il codice SQL che dovremo utilizzare. A video appare la query SQL che dovremo utilizzare per ottenere quanto ci viene richiesto. Si tratta di una query un po' più complessa di quelle che abbiamo avuto modo di analizzare nelle lezioni precedenti. Si sono selezionati i campi code fidelity, nome e cognome e comune della prima tabella, la tabella clienti, che è stata rinominata con un alias a livello di tabella uguale ad A. Gli altri campi che sono stati selezionati sono bollini e ultima spesa, che invece sono stati ricavati dalla tabella cards, rinominata con l'alias a livello di tabella B. La connessione tra la tabella clienti e la tabella cards avviene tramite il comando inner join, utilizzando come colonne di join rispettivamente la code fidelity della tabella clienti e la code fidelity della tabella cars. Queste due colonne devono essere uguali. Questo significa che non sarà possibile visualizzare dei clienti a cui non corrispondano anche delle cars e viceversa. Non sarà possibile vedere delle cars se non esistono i corrispondenti code fidelity nella tabella clienti. Questa è la logica della inner join. Infine abbiamo utilizzato il comando order by per riordinare il nostro record set sulla base della colonna bollini in modalità decrescente. Bene, vediamo concretamente qual è il risultato che otterremo eseguendo questa query nel SQL Developer. Clicchiamo sull'icona che avvia una nuova sessione di lavoro di SQL Developer. Selezioniamo la connessione DBUser e inseriamo il codice Fidelity che abbiamo analizzato in precedenza. Clicchiamo quindi su Esegui istruzione e vediamo qual è il risultato di questa query. Come possiamo vedere, abbiamo il codice della Fidelity, il nominativo del cliente, il comune di residenza, il monte bollini e la data dell'ultima spesa. I clienti sono ordinati in modalità decrescente, quindi dal 1
Monte Bolini più alto a quello più basso. Ma adesso vediamo la stessa query anche nel SQL Server e vediamo se ci sono delle differenze. Il codice che vediamo a video è quello compatibile con il SQL Server. Come possiamo notare, si tratta di un codice a tutti gli effetti molto simile a quello di Oracle. L'unica differenza, come abbiamo già avuto modo di vedere nelle lezioni precedenti, è il carattere di concatenazione delle stringhe concatenate, che nel caso del SQL Server è il carattere più. Vediamo quindi in azione questo codice nel SQL Server. Abbiamo il SQL Server Management Studio. Accediamo al DBMS cliccando su Connetti. Creiamo una nuova query. Ed inseriamo il codice che abbiamo analizzato in precedenza. Selezioniamo il database AlphaShop e poi clicchiamo su Esegui. Possiamo notare che il risultato della nostra query è assolutamente identico a quello del SQL Developer. Nessuna differenza. Bene, abbiamo visto un primo esempio di utilizzo degli inner join tra due tabelle. Per questa lezione abbiamo concluso, continuiamo con il nostro studio con la prossima lezione.